osservare la mia valle da questa prospettiva mi apre il cuore. La Valle Stura, forse poco conosciuta, ma è qui che la natura dà il meglio di sé. I silenzi, le atmosfere, l'ultima neve, la primavera che avanza, le sorgenti, le fonti che ricompaiono, la vita della montagna che si risveglia. Bravo Victor, qui nucleo Mediamont, passo. Cioè Mediamont, qui bravo Victor, passo. Bravo Victor, qui nucleo Mediamont, ti comunico rilevamento effettuato, manto nevoso verificato, potete iniziare il movimento, passo. Qui bravo Victor, ricevuto, do ordine di movimento agli operatori, passo. Abbiamo l'ok per fare partenza. Ok, perfetto, ragazzi, possiamo andare. Quindi l'importante è essere coordinati per raggiungere quel luogo in tempo necessario per poter fare l'attività e ci troviamo in quella direzione. Sì, la fonte lì dietro. Perfetto, possiamo partire. Andiamo. Abbiamo due collegamenti internazionali con la Francia, uno il Colle della Maddalena e l'altro il Colle della Lombarda alle mie spalle. Per noi la viabilità in Valle Stura è vita. La nostra valle, compresa Vinadio, ha delle importanti attività economiche e turistiche. Le fonti di Vinadio, le terme che sono in ristrutturazione, il santuario di Sant'Anna di Vinadio come turismo religioso, purtroppo per il momento soltanto in estate. Ringrazio il servizio Meteomont dell'esercito italiano che con le rilevazioni meteo-nivologiche ci ha consentito di operare in sicurezza. Siamo di fronte a questo santuario che è il più alto d'Europa come santuario frequentato da tanti pellegrini. Qui siamo esattamente a 2012 metri. Questo santuario che è un punto di riferimento per la Valle Stura a motivo della fede, della religione, ma anche della cultura, delle tradizioni. È un santuario che ha una grande vocazione, quella di essere un punto di incontro tra le nazioni
che abbatte le frontiere tra i popoli.